Demetrio Stratos, 34 anni. Nato ad Alessandria d'Egitto, si è trasferito a Milano nel 62 per frequentare la facoltà di architettura. All'inizio degli anni 70 comincia ad interessarsi di musica contemporanea e sperimentale ed inizia ricerche sull'uso della voce. Studia al conservatorio e collabora con John Cage, un americano innamorato dell'Oriente, che da oltre 40 anni lavora per cambiare la musica, per trasformarla. Stratos, esecutore vocale delle musiche di Cage, grida le immagini che Cage disegna sugli spartiti, conducendo contemporaneamente studi rigorosi e costanti sui limiti della voce umana. Stratos nel 72 ha fondato un gruppo musicale, gli Area, forse il gruppo più significativo tra i complessi della cosiddetta musica alternativa. Usa la sua voce come se fosse uno strumento musicale. In questo momento voi avete l'impressione di sentire un complesso fatto tutto di strumenti. Ebbene, uno di questi strumenti è la voce di Demetrio Stratos. Oggi siamo qui per parlare della voce, io mi occupo della voce. Allora, se dovessimo chiedere a qualcuno per strada cos'è la voce, non ci sa rispondere. Neanche il più grosso specialista sa rispondere. Ma sappiamo che le corde vocali sono due muscoli, come qui. Noi incominciamo, impariamo a correre e alleniamo i nostri muscoli. Oggi noi sappiamo che la voce... Una scuola di Milano ha offerto a Stratos la possibilità di insegnare musica in maniera diversa da quella tradizionale. Secondo le sue teorie, la voce umana ha infinite possibilità che ancora non sono state pienamente sfruttate. Se i ragazzi impareranno ad esercitare le loro corde vocali, la voce potrà essere usata proprio come uno strumento. Anzi, molto meglio, perché la voce non si separa mai dal suo proprietario ed oltretutto non costa nulla. Insomma, è gratis. C'è stato un signore che si chiama Cage, che oggi ha 75 anni, che ha elaborato una specie di partitura. Lui non usa le note musicali. Questo esercizio, in pratica, serve per rafforzare i muscoli fonoarticolatori. D, an, s, e, c, o, u, g, h, r, u, n, o, n, r, r, m, u, m. È molto veloce, quindi con questo sistema, andando avanti per 5-10 minuti, io non faccio altro che allenare i miei muscoli fonoarticolatori. Lolli, lolli. Non è la tecnica che interessa a Demetrio Stratos, anche se di tecnica e di studio per eseguire le sue performance, come egli chiama le sue esibizioni in pubblico, ce n'è voluto moltissimo. Stratos vuole cercare di capire quali sono i limiti del linguaggio, quali sono i meccanismi che regolano l'emissione dei suoni, i collegamenti che esistono tra parola e pensiero. Per gli uomini primitivi, la divinità era un suono. Pensate cosa doveva sembrare all'uomo delle caverne lo schianto del tuono, l'ululato del vento, il fragore delle onde. In seguito, la scienza ci ha spiegato l'origine di molti fenomeni. Demetrio Stratos, con i suoi studi, con le sue ricerche, sta esplorando questo universo ancora in gran parte sconosciuto. L'esempio del cammino che Demetrio Stratos ha percorso finora è nel brano che state ascoltando. Si chiama Flautofonia e contiene una molteplicità di tecniche vocali e strumentali eseguite con la sola voce, tipiche delle civiltà orientali. È la prova di quanto Demetrio Stratos si sia inoltrato nel misterioso mondo dei suoni.